Iniziamo questa seconda parte dove credo che affrontiamo più concretamente quello che è poi la certificazione di armenti, casi concreti, che cosa dobbiamo stare attenti quando andiamo a certificare. Per cui affido a ingegner Camillo Capobianco, che è il presidente di ACER. Io prima ho accennato che cos'è ACER, lui forse ce lo dirà un poco meglio. Sì, giusto 5 minuti. E perché credo che è giusto far conoscere questa associazione alla quale probabilmente un giorno dovremo essere tutti soci per essere tutti certificati, probabilmente. E auspicando che poi la nostra regione faccia finalmente questa normativa, ci dia la possibilità di fare dei corsi e di diventare tutti quanti certificati, eliminando tutte quelle incomprensioni che sono venute fuori anche prima, perché poi alla fine non vedo perché in Toscana, in Emilia Romagna, in qualche altra regione, in Lombardia, tutti certificano anche i geometri, forse soprattutto i geometri, devo dire, e poi noi dovremmo essere discriminati per qualche cosa. Per cui per il momento non è così, quello del, e chiarisco l'intervento del notaio, era solo un avviso che c'era questa cosa, forse è stata interpretata in maniera sbagliata. C'è stata questa circolare del notariato, da parte specialmente del Piemonte, a quale però il nostro Consiglio nazionale subito ha risposto e ha chiarito quali sono gli aspetti, dove siamo competenti per la progettazione, lo siamo tranquillamente per la certificazione, e per lo più quando andiamo poi in fabbricati dove ci sono impianti particolari e tutto il resto, è ovvio che lì entrano in gioco come entrano nella progettazione. La progettazione degli impianti eccetera, anche nella fase di certificazione un'altra figura che ci affiancherà e faremo insieme, come io credo che poi la collaborazione è quella che poi ci può portare lontano, e a me non piacciono queste lotte che purtroppo ogni tanto escono pure, ma purtroppo ci sono, ma io credo che con il buon senso, e qua in provincia di Avellino lo posso tranquillamente dire, perché c'è dall'altra parte, il presidente degli altri ordini sono delle persone con le quali colloquiamo giornalmente, Camillo lo sa, quindi per cui tutto questo sicuramente lo si supera con il buon senso, che poi è la cosa fondamentale per andare lontano. Qui ci fermiamo sui settarismi, alla fine non raggiungiamo quello che è il nostro obiettivo. Per cui, questa è la parte più importante, dicevo, e Camillo, appunto, presidente di ACER, ce lo farà capire presentandoci anche un po' all'associazione. Grazie Camillo per la tua risposta. Ti ringrazio prima, in modo che è di farlo. Le presentazioni già le ha fatte Antonio. Sì. Allora, le presentazioni le ha fatte già Antonio. Voglio subito dire una cosa, perché poi indipendentemente da una normativa, dall'abilitazione o meno, diciamo il tecnico che deve saper fare, indipendentemente da tutto, cioè come tutte le cose è vero che bisogna avere l'abilitazione, ma quello è l'ultimo dei problemi. Il problema principale è saper fare quello per cui uno si accinge a fare, cioè il certificato energetico. Perché attenzione che la certificazione energetica, che oggi viene individuata solo nel stilare il certificato, che io ho impostato tutta l'attenzione prendendo parte per parte tutto il certificato, come è composto. Perché ho detto, cioè in 2 ore, sinceramente, è impossibile farvi vedere come si fa un sopralluogo, come si va a individuare che tipo di involucro è. Perché poi, sarebbe diventato un bignami del bignami e alla fine non rimaneva nulla. Quindi entriamo proprio in maniera operativa in che cos'è il certificato. Poi è normale che questo lascerà dei dubbi, delle domande, che si può anche organizzare un percorso e andare a verificare
altre questioni. Voglio, ho detto, diciamo, indipendente da tutto è il saper fare, e poi anche un altro aspetto, che la certificazione energetica pone un punto zero di quello che è il costruire. Cioè oggi noi non stiamo più a immaginare di costruire un fabbricato che deve accogliere o creare un tetto per una unità, diciamo, per una famiglia. Ma noi stiamo oggi, già nel 91 con la legge 10, ma oggi in particolare, noi parliamo di un prodotto casa. Un prodotto casa che è fatto di accessori, è fatto di optional che l'acquirente ci chiederà. Come per le vetture, è successa la stessa cosa, è stata simpatica la slide che ha presentato Francesco, no? Noi prima acquistavamo una macchina senza preoccuparci se c'era l'aria condizionata, se c'erano i vetri elettrici. E quanto costava, perché l'ambizione era comprare l'auto. Oggi invece iniziamo a vedere l'auto com'è, se diciamo ha degli optional, e in più siamo arrivati a una maturazione mentale di vedere anche quanto consuma. Noi arriveremo con il prodotto casa in questo sistema di idee, dove oggi i costi di produzione del prodotto casa, che non vengono, diciamo, quantificati, i costi di gestione, e ci sono parecchi sprechi sui cantieri, arriveremo al punto che anche quelli saranno oggetto di lezioni, di corsi, come organizzare un cantiere. Quindi la certificazione pone oggi un solco netto tra quello che è l'abitudine costruire ieri e quello che sarà da oggi andare avanti il costruire, perché non significa più fare un telaio, fare una parete al pacchetto e finirà a cassetta, è finito là. Oggi dobbiamo pensare l'impianto che andremo a fare, devo pensare l'involucro che devo a fare, quindi deve essere tutto progettuale. Perché nasce l'associazione? Proprio perché nasce innanzitutto per una mia passione negli aspetti energetici che risale al periodo dell'università, ma anche perché avevamo percepito quello che è, diciamo, il settore, quelle che sono le prospettive e quelle che, diciamo, e come il settore deve essere guidato per evitare di fare i soliti errori che hanno caratterizzato il passato, perché questo è un settore che, come vi ho detto, cambierà il modo di pensare. L'associazione si forma, si basa su quattro pilastri che sono tutti gli aspetti energetici che poi erano richiamati tra virgolette dal vecchio 91, la legge 10. Abbiamo la certificazione energetica, che è quello di verificare, perché poi la certificazione è tutto legato a quello che è il risparmio energetico. Tutto basta. Se oggi noi non avessimo il problema dei fossili, dei combustibili fossili, noi qui non staremmo a parlare di come costruire una casa per farla risparmiare. Il problema è la necessità della nuova generazione è risparmiare e ridurre i consumi energetici. Quindi il concetto della certificazione, il nostro mandato è quello di trasferire a una committenza che non è del settore questo. Cioè il certificato non è come accatastare un bene, quindi io devo avere il certificato per fare l'autonotarismo. No, il certificato ci serve per far capire che l'involucro deve arrivare a consumare zero. E quindi il business che ci può essere dietro il certificato non è il certificato in sé per sé. Intanto è vero che l'aspetto principale della certificazione è le raccomandazioni. Cioè noi dobbiamo essere in grado di pilotare il committente, a fargli capire che è vero che io ti sto proponendo una ristrutturazione o degli interventi mirati, perché poi bisogna anche lì andare a fare uno studio di fattibilità tecnico-economica, perché è facile dire dobbiamo fare un cappotto in terra, è facile dire mettiamo un pavimento radiante, è facile dire mettiamo altre cose, però deve essere sempre commisurato a quello che è diciamo, il target raggiungibile che sia economicamente vantaggioso. Quindi alla fine noi dobbiamo cambiare un cambiamento culturale,
un cambiamento che i tecnici devono trasferire ai committenti. Cioè il certificato non serve per dire il fabbricato è di classe G, di classe F. Tecnicamente lo possiamo già sapere prima di vedere il fabbricato, basta sapere quando è stato costruito. Dalla data di costruzione ci sono, diciamo, informazioni tali da poter capire quello in che classe sta. Il passaggio fondamentale invece è quello di dire il tuo fabbricato sta qua, io ti vado a individuare quali sono gli interventi e te lo porto in questa classe. E quello è il passaggio fondamentale. Perché se no tutto lo strumento diventa un volgare compilazione di carte e basta. Solo per fare un certificato, un atto notarile, o perché il costruttore sia tranquillo e non paghi le sue penali. Questo definisce quindi quello che è il certificato. Il, diciamo, l'obiettivo dell'associazione qual è? È aggregare tecnici che possano dialogare tra di loro, perché il crescere da un punto di vista anche professionale, cosa che noi non abbiamo nel meridio, è il parlare tra tecnici, le esperienze, cioè le si fa anche confrontandosi. E diciamo, è inutile che io mi devo analizzare un problema quando un altro collega magari già l'ha analizzato e mi può dare un'informazione o mi può indirizzare quella che potrebbe essere la strada per la risoluzione del problema. Quando il notaio ha detto sì, per gli edifici industriali la certificazione effettivamente non serve, però la legge mi dice che serve all'energy manager in alcune condizioni, quindi anche nell'ambito industriale il risparmio energetico è fondamentale. Come altro aspetto, vedete, si aggrega tutto questo mondo dell'energetico, quello che sono i materiali ecocompatibili, quindi anche lì c'è un cambio culturale, anche lì c'è uno studio progettuale e automaticamente il risparmio arriva anche attraverso il miglioramento della viabilità. Scusate, non voglio passare a sta cosa. Questo, l'associazione nasce il giugno dell'anno scorso e grazie al, diciamo, a 18 colleghi tra ingegneri, geometri, architetti che hanno dato fiducia a questa idea e ci stanno sostenendo. Stiamo andando avanti, stiamo facendo parecchie iniziative, una è questa di questa sera, quindi stiamo cercando di diffondere un concetto, che è quello di evitare di sciupare un'occasione che possa essere un'occasione per tutti di lavoro, perché di lavoro ce n'è in quantità industriale. E immaginare che un collega iscritto all'ordine degli ingegneri si permetta di formalizzare una proposta che ha detto un notaio veramente è qualcosa di vergognoso, anche perché ci fa capire che un certificato lo si può fare anche a tavolino. Sinceramente non è così, proprio per il fatto che vi ho detto che non è il dare la classe energetica, effettivamente la classe energetica si può dare anche senza vedere il fabbricato, però è costruire quelle che sono le raccomandazioni e quanto deve investire l'acquirente per portare quel fabbricato da una classe energetica ad un'altra e quindi fare un miglioramento. L'attestato di certificazione energetica, ecco, aspetta, allora, chi è che introduce l'attestato di certificazione energetica? L'ha detto già Francesco nel 92, lui che cosa richiama? Vedete, introduce una metodologia di calcolo, l'applicazione dei requisiti minimi, definisce i criteri generali della certificazione energetica degli edifici, definisce le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione. Questo era già previsto anche nella vecchia legge 10. Poi i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati, la raccolta di informazioni. Questo è fondamentale, il fatto di, diciamo, creare quello che oggi si dice un catasto energetico è fondamentale anche per dare la valenza di quelli che sono gli stessi certificati.
perché quello che serve poi, il fatto di monitorare i certificati serve a una nazione anche per la programmazione di quelli che sono l'acquisto di combustibili fossili, quindi il potenziale di combustibile che serve ad una nazione. Ecco perché è importante ad accelerare questo processo, che non è controllare, sì, sicuramente è controllare, ma serve a un dato importante a chi costruisce qual è la curva di rientro nei limiti del consumo nazionale, in quelli che sono i fossili, le richieste di combustibili fossili. E poi la promozione dell'uso nazionale dell'energia. Cioè, questi sono gli aspetti fondamentali, tutto nasce per questo aspetto qua. Quindi, quanto più il mercato capisce e percepisce questo messaggio, tutto il resto, diciamo, il nostro lavoro è più semplificato, perché non saremo noi a cercare, a dover convincere, fare il certificato, ma sarà il mercato a chiedere di fare il certificato. Questo è il passaggio culturale a cui dobbiamo tendere. Diciamo, il 192 nasce dalla direttiva del 2002 del 91, che diciamo si basa su due principi. Innanzitutto, il miglioramento delle prestazioni energetiche non dovrebbe contravvenire alle prescrizioni essenziali dell'edificio. Cioè, non è che io devo condizionare il mio edificio perché l'elemento prevalente è costruirlo secondo canoni di risparmio energetico. Cioè, gli aspetti principali devono essere l'accessibilità, la prudenza, cioè la sicurezza in sé per sé dell'involucro deve essere la base. E poi questo deve essere costruito secondo quelli che sono i canoni per il rispetto almeno dei limiti di legge. E poi, anche qui, il miglioramento delle prestazioni energetiche dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi. Cioè, noi dobbiamo anche avere l'abilità in fase di progettazione definire quelli che sono i materiali da utilizzare che hanno un impatto minimo su quelli che sono i costi dell'intero fabbricato. Cioè, non posso immaginare di creare un fabbricato a consumo zero e utilizzare materiali cui il costo di produzione magari spalmato su tutta la vita dell'edificio non ha un ritorno. Quindi deve essere sempre analizzato quelli che sono i costi dei materiali. Quindi questo chiarisce il secondo, vedete, il secondo aspetto richiama quello che è la fase della diagnosi energetica. Io non posso, e ritorno a quello che ho detto prima, quando io vado a suggerire una raccomandazione, la migliore raccomandazione che posso suggerire per passare da una classe energetica ad un'altra nasce attraverso un'analisi di quello che è involucro / impianto. Perché noi stiamo parlando, stiamo certificando non solo l'involucro abitativo, ma andremo a certificare il sistema involucro impianto. Pertanto, nel momento in cui io devo definire un'attività di miglioramento, devo fare un'analisi energetica, una diagnosi energetica. Ed è qui che uno si domanda, ma come un certificato può valere 100 euro quando per individuare la migliore soluzione da proporre io devo fare una diagnosi energetica? Devo entrare nell'appartamento, devo capire che tipo di infissi, che tipo di muratura, che tipo di impianto. Diversamente io andrò a fare solamente, infatti se vediamo questi certificati riportano la classe energetica nello spazio delle raccomandazioni vuoto. Allora vuol dire che praticamente questo è prendere lo strumento e farlo diventare un volgare certificato da allegare a una parte. Tutto e basta, e muore, lo strumento muore, perché il mercato oggi è un mercato intelligente. Se il mercato percepisce che è un foglio di carta, il valore del certificato, tempo un anno, diventa 20 euro, ve lo dico senza ombra di dubbio, e non ci sarà più la preoccupazione del collega di dire ma come, io non sono abilitato, non ci sarà più l'interesse economico dei tecnici di fare un certificato. Se noi ci poniamo in questo modo,
Quindi la diagnosi energetica come farla? Si può fare o eventualmente, diciamo, in maniera tra virgolette economica, cercando di verificare, misurare, fare un sondaggio anche attraverso quelle che potrebbero essere caratterizzare la muratura, si può fare in tanti modi. I fabbricati degli anni 70 passavano un cassonetto e andate a vedere la muratura come fa, senza dover fare un buco nel muro. Cioè cose che però bisogna entrarci nel fabbricato, nell'appartamento. Se no non si riesce a dire quel fabbricato, quell'involo, come fa. Oppure si può fare una diagnosi utilizzando degli strumenti, che può essere la termocamera, e quindi riusciamo a capire quanto incide il ponte termico. Possiamo utilizzare un termoflussimetro per verificare, diciamo, da un punto di vista numerico come è fatta la mia muratura. I modi di entrare all'interno del certificato sono tanti. È normale che si ha la libertà di entrarci in maniera molto semplice. Dico, è un fabbricato, non mi interessa, vado nella norma 10.350, vado a vedere il periodo di costruzione, la regione, la tipologia di muratura che in quella regione, in quel periodo veniva utilizzata, e questo vado e gli metto il numero e vado avanti così. Oppure posso utilizzare, e questo aiutano molto i software, che diciamo ci sono già le strutture preconfezionate che poi sono il risultato delle norme uniche che sono state caricate all'interno dei software. È ciò che è fatto, però bisogna capire se l'interesse di tutti è questo. Se non è questo, iniziamo a riprendere, e poi al geometra, io sono un geometra prima di essere ingegnere, credo che non gli manca la capacità di capire come è fatta una muratura, non serve particolari doti o particolari studi. Sì, qui dalla definizione, quindi che cos'è? L'attestato è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto attestante le prestazioni energetiche e eventualmente alcuni parametri energetici caratterizzanti dell'edificio. La linea guida lo definisce, diciamo, definisce come fare il certificato, la linea guida del 26.9, e all'allegato 6 troviamo appunto il certificato, che ha questa forma. Devo dire, sembra che pure il legislatore vuole dare molta importanza al foglio di carta, l'ha fatto bello colorato, cioè ci ha messo tutto l'estro, l'ha fatto fare non so da chi, quindi sicuramente perché nasce da una visual, diciamo, deve essere visivo, quindi percepibile a tutti. Però vi dico una cosa, il certificato è fatto male. Che sto cercando una cosa, che ne so, sta facendo i suoi controlli, probabilmente. Sei legato. Forse. Giustamente. Allora, dico, attenzione che il certificato è fatto male. Sapete perché? Non è leggibile. Perché mi riporta un numero tipo, qui non è messo a fuoco, però va, mi mette 150 kilowattore metro quadro anno. Un committente glielo mettete davanti, dice che significa. Quindi già questo non lo rende uno strumento di facile apprendimento, visto che io lo devo porre come dato, diciamo, per la vendita di un bene secondo l'ultima direttiva. In generale si presenta in questo modo. Adesso lo scorriamo un po' velocemente, vedete, ci sono le raccomandazioni. Questo è un modulo già compilato, adesso entriamo nel merito. Poi ci sta, va a definire proprio nella scala delle classi energetiche dove è posizionato. Ci sono tutti i numeri che richiede la legge, poi ci sono delle note, come è fatto l'edificio e praticamente la firma, la dichiarazione di indipendenza. Adesso
entriamo nel merito. Tutto nasce da verificare un bilancio energetico, da calcolare dei numeri. Ci sono diversi modi, uno è quello semplificato. Che cosa, in effetti, io che cosa devo andare a vedere? Io ho il mio involucro. Ok? La legge mi dice, innanzitutto devo capire questo involucro come disperde. Quindi, gli elementi che disperdono energia verso l'esterno, perché questo è un sistema che è inserito in una, la legge mi dice, a 20 gradi, e una temperatura esterna che dipende dalla zona climatica e dal posto. Poiché noi stiamo parlando di certificare un edificio rispetto al riscaldamento dell'edificio, quindi in assetto invernale, noi avremo per esempio ad Avellino meno 2 gradi. Quindi noi andremo ad avere un impianto che tendenzialmente cede energia verso l'esterno, disperde energia. Quindi gli elementi disperdenti quali sono? Sono le pareti o dico, gli elementi opachi verticali e orizzontali, quindi avremo le pareti, il solario e poi gli elementi finestrati, che sono appunto le finestre. Allora, la cosa fondamentale, indipendentemente da come viene fatto il calcolo della trasmittanza e delle dispersioni, è quello di andare a caratterizzare questi elementi. Inevitabilmente, se uno fa un sopralluogo, inizierà a caratterizzare quello che è l'elemento, per esempio è una parete a cassetta formata da un mattone anviolato, fatemi dire, da 200, un po' di camera d'aria da 4 cm e un mattone da 12, da 8. Il solario sarà un solario da 16, con diciamo da 16, la finestra è una finestra a vetro singolo e si va a caratterizzare e la norma aiuta a dare, diciamo, nello schema semplificato, aiuta come entrare e come andare a caratterizzare quello che sono i coefficienti di trasmittanza delle finestre. Alla fine, una volta che io conosco e vado a caratterizzare, certo è bello sapere come si fa la trasmittanza, come si calcola la trasmittanza, come ci si entra, con quali coefficienti, però staremo qua e vi dovrò lasciare domani mattina. Però è importante andare a caratterizzare, ci sono i software oggi che lo fanno, però è importante, come a me mi ricordo quando mi sono diplomato come geometra, ho fatto un'esperienza presso lo studio, mi diceva l'ingegnere, mi diceva utilizzare software va bene, però devi sapere anche che stanno facendo, perché lo devi controllare. Quindi una volta caratterizzato io inizio a definire che cosa? Inizio a definire quello che è l'energia che disperde, questa qui, l'energia che disperde il mio involucro. A questo devo aggiungere che cosa? L'energia dispersa per ventilazione, perché questo involucro non è ermeticamente chiuso verso l'esterno. La norma mi dice che io devo comunque garantire 0,3 volumi all'ora di ricambio d'aria. Diciamo, però oltre al fatto che ci sta un ricambio dovuto all'apertura degli infissi, gli elementi che costituiscono il volume sono comunque in generale elementi che traspirano e respirano verso l'esterno, quindi già attraverso gli elementi c'è un ricambio d'aria. Tutto questo mi porta a calcolare, però non mi voglio dilungare perché è una cosa che farai vedere tu, vado a verificare quelle che sono le energie disperse. In più devo tener conto di cosa? Di quelli che sono gli apporti gratuiti. Gli apporti gratuiti dati da che cosa? Da ciò che è l'energia solare, quindi mi viene trasferita all'interno del fabbricato, e ciò che sono è l'energia dovuta a elementi all'interno dell'involucro, che può essere la luce o qualunque elettrodomestico presente. Alla fine io che cosa vado a definire? Quello che sono il fabbisogno energetico che devo fornire all'impianto, all'involucro, perché
io tenga le condizioni, tenga le condizioni di comfort abitativo. A questo c'è, io ho caratterizzato il mio involucro. Come faccio a dare questa energia che l'involucro disperde? Perché se l'energia disperde io gliela devo rifornire e quindi il bilancio e questa temperatura non cambia. Perché se io disperdo la temperatura tendenzialmente si porterà a meno 2 gradi. Quindi non dall'energia che io vado a disperdere o che mi serve per mantenere 20 gradi, io vado a individuare quello che è l'impianto che deve produrre quell'energia. Ma per produrre quell'energia che devo tenere conto? Di tutte le dispersioni, che sono queste, vedete, il rendimento di emissione medio stagionale, il rendimento di regolazione, il rendimento di distribuzione, il rendimento di produzione e il rendimento globale medio stagionale. Alla fine il prodotto di questi rendimenti mi dice: guarda che a te serve 100 al tuo fabbricato per mantenere le condizioni, ma per produrlo, cioè per definire 100, devi dare 120 di energia primaria, e lo vado a stabilire vedendo come è fatto l'impianto, quali sono i rendimenti. È normale che nel calcolo semplificato tutti questi rendimenti sono stati in un certo tempo, in un certo senso tabulati, e quindi secondo, diciamo, quello che è presente all'interno dell'appartamento noi andiamo ad attribuire ai singoli rendimenti un numero e andremo a definire quello che è il rendimento globale. Ok? A questo punto noto il rendimento, noto 100, io vado a definire 120 come il rapporto tra l'energia che serve per mantenere stabile la temperatura in comfort abitativo diviso il rendimento globale medio stagionale. E questo ci aiuta a entrare in quello e a tenere tutti gli elementi per poter stilare un certificato. Questo argomento verrà ripreso da Francesco, che ce lo, diciamo, ce lo apre e ci fa capire un po' qualcosa. Allora, questa è la prima parte. L'attestato è formato da 17 parti. La prima è, definisce un codice del certificato. Nel momento in cui esiste un ente centrale regionale presso il quale viene depositato il certificato, è normale che qui dentro va messo un numero che ci viene da chi ne è tenutario di questo strumento. Quindi ci fornisce il codice, è un codice di rintracciabilità e noi lo andremo a mettere qui dentro. È evidente che al momento può essere solo un codice personale per una rintracciabilità propria. Viene fatta, esplicitata quella che è la validità del certificato. Il certificato dura per 10 anni e dura fin quando all'interno non vengono realizzate le strutturazioni che possano modificare quello che è il carattere energetico del fabbricato, quindi sia se intervengono sull'involucro sia se intervengono sull'impianto. Poi viene riportato nel foglio, quindi i dati catastali del fabbricato. Generalmente si dà anche una un'indicazione che esula da quello che è i dati catastali, proprio per facilitare anche il committente in quello che è il fabbricato e quindi l'appartamento. Quindi magari si dice fabbricato A, interno A 13, quarto piano a sinistra, che lo andiamo a allocare, a definire indipendentemente da quello che è, i dati catastali. Ci andremo a mettere l'indirizzo. Qui andremo a segnare se si tratta di una nuova costruzione, di un passaggio di proprietà, una riqualificazione energetica. Quindi questo si riallaccia a questo, e nel momento in cui io intervengo su un impianto, sull'involucro, devo rifare il certificato. Poi l'intestazione della proprietà, l'indirizzo. Immediatamente viene, già nella prima pagina, riportato quella che è la classe energetica, viene riportato in un carattere bello grande,
Per esempio, questo che fa riferimento a un caso reale è una classe C. Le classi vengono definite dall'allegato 4 del, diciamo, della linea guida, sono definiti rispetto a cosa? Sono definiti rispetto all'epi limite che viene definito sempre attraverso la linea guida, la norma, che viene riportato qui. Qui viene riportato sia, qui è, diciamo, quello complessivo è la somma tra quello dell'involucro e l'epi dell'involucro e l'epi dell'acqua calda sanitaria. Come vado a calcolare l'epi limite? Attraverso quella che è la zona climatica, quelli che sono i gradi giorno della zona climatica e quello che è il rapporto di Fourier. Una volta definito quello che è il mio diciamo l'indice di prestazione energetica, mi vado a definire quello che sono le classi energetiche e i limiti delle varie classi. Diciamo in generale questo un certificato non lo si fa a manino, si potrebbe fare benissimamente a manino, ma i software aiutano ad entrare, diciamo, ce lo danno direttamente loro la classe e le varie A, B, C, D e i vari limiti. È normale però che io consiglio sempre un esercizio diciamo formativo da fare è quello di fare parallelamente un esercizio a mano e quindi seguire quello che dà il software e ricostruirlo a mano in modo da capire anche il software se è attendibile, se io per primo ho capito come lavorare. Il secondo dà un'indicazione a grafico e vedete, viene riportato indipendentemente da questo che è la prestazione energetica globale, vengono riportate altre due informazioni. Innanzitutto la prestazione energetica raggiungibile, che è un dato che fa capire solo già nella prima pagina se all'interno del certificato sono state fatte le raccomandazioni. Se qui io mi ritrovo lo stesso numero che sta qua o non me lo ritrovo proprio, non è stata fatta nessuna valutazione. L'aspetto fondamentale è questo. Poi è evidente che qui viene riportato questo un po' perché, diciamo, è un dato tra virgolette che va di moda. Perché? Perché rientra in quello che è, diciamo, il rispetto per l'ambiente, queste emissioni di CO2 che preoccupano tutti, quindi le emissioni di CO2 legate a questa prestazione, e questo numero qui è la somma di quello che è la prestazione per il riscaldamento e quello che è la prestazione dell'acqua calda sanitaria. Nella norma viene citato anche quelle che sono le prestazioni per il raffrescamento, però voglio precisare che mentre qui è un'energia primaria, ovvero se io faccio questo, prendo questo numero, come ha fatto l'ingegnere Guglielmo, lo divido per 10, lo moltiplico per i metri quadri, vado a definire quello che è il consumo annuo di metri di metano. Questo numero qua è solo legato all'involucro, non mi dà quanta energia elettrica, immagino una pompa di calore, quanta energia elettrica devo consumare per raffrescare quell'impianto. Mi dice che quell'impianto disperde nel periodo estivo 19,385 kWh metro quadro anno. Punto. Quindi vado ad analizzare solo il primo aspetto. Come è fatto il mio involucro? I miei materiali, che tipi di materiali, come sono, che classamento ha il mio involucro rispetto al raffrescamento? Mi dà solamente un dato. Al momento siamo in questo sistema. Vi dicevo prima che questo è solamente, noi siamo sul sopra. La normativa cambierà e cambierà pesantemente. Cambierà pesantemente perché stiamo attendendo quello che è la ISO TS 11300 che andrà ad analizzare il raffrescamento, che andrà ad analizzare quelli che sono i consumi elettrici e arriveremo anche in quella che è l'analisi dinamica del fabbricato, non in un regime statico. Oggi stiamo analizzando le nostre, diciamo, le prestazioni dei nostri fabbricati in un regime statico, meno 2, 20 gradi,
e vado ad analizzare, però senza tener conto di quelle che sono le curve termiche del materiale, perché diciamo la dispersione dipende anche da come si comporta questa temperatura, e questa temperatura nell'arco della giornata. Tanto è vero che vedete nella quarta parte qui, nel momento in cui va a classificare il raffrescamento, mi dice che è di categoria 2. Che significa? Mi sono, più che parlare del riscaldamento, volevo parlare del raffrescamento, perché vi volevo proiettare in quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro della certificazione. Allora, la qualità dell'incontro io la vado a definire secondo due metodi. O faccio il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento, quindi lo vado a valutare come si comporta il mio ambiente, diviso il volume calpestabile, e quindi vado a definire quelli che sono i kilowattori metro quadro anno. Poi c'è dietro, la vediamo dopo, una tabella che mi dice secondo quanto è il mio consumo, che tipo di involucro. Io me l'ho messo qui, tanto poi il materiale lo do, diciamo, lo lascio qui, quindi uno se lo può riconsultare. L'ho scritto qui, nota bene, l'energia richiesta dall'involucro edilizio per mantenere negli ambienti interni la condizione di comfort non tiene conto, quindi questo numero qui, non tiene conto dei rendimenti degli impianti che fornisce il servizio, e quindi non è un'energia primaria. È solo una caratterizzazione del mio involucro rispetto al raffrescamento. Qui entro in questa tabella, quindi in base all'epe involucro che ho calcolato, io vado a definire che tipo di qualità di involucro, prestazione ottima, buona, fino alla quinta categoria. Io posso andare a caratterizzare il mio involucro anche attraverso altri fattori, parametri qualitativi. Questo dà un flash, quello che potrebbe essere, diciamo, un'impostazione di calcolo nel momento in cui diventa un regime dinamico. Quindi lo devo andare a verificare nell'arco delle 24 ore che cosa succede. In questo caso, quindi, i parametri qualitativi che mi vanno a caratterizzare una muratura sono lo sfasamento e il fattore di attenuazione. Lo sfasamento è il ritardo temporale, quindi tra la massima temperatura della faccia esterna, dopo c'è un grafico che vi rende più comprensibile, e quella interna, mentre lo spostamento è il rapporto. Una volta che ho questi due fattori, entro qua dentro e vado a calcolare quello che è la classificazione del mio involucro. Questo si vede? Sì. Questo qui è, chiarisce quello che abbiamo detto prima. Allora, questo qui è stato fatto su una parete esposta a sud, quindi prende sole. Questa in rosso, vedete, è la temperatura esterna. La muratura, poiché esposta a sole, ha una temperatura maggiore della temperatura esterna e raggiunge la sua massima temperatura sulla fascia esterna a che ora? La raggiunge alle 13:15, ok? Che cosa succede? Noi tendenzialmente abbiamo che le temperature interne, se io affetto la parete in tanti piccoli piani, questa temperatura sarà inferiore alla temperatura, quindi qui si innesca un flusso termico. Un flusso termico che porterà a riscaldare la parete interna. Io vado a vedere il grafico di come si comporta la temperatura interna del fabbricato. Che cosa ottengo? Ottengo 17,20. Quindi la parete interna raggiungerà la sua massima temperatura alle 17,20. Pertanto lo sfasamento, che è calcolato in ore, è la differenza tra 17,20 e 13,15.
Una buona muratura è quella che ha uno sfasamento tra le 7 e le 8 ore. Perché? Perché sappiamo che la massima temperatura in superficie esterna lo abbiamo quando? Quando praticamente è circa il mezzogiorno, l'una. 8 ore mi porta nelle condizioni in cui il sole è tramontato, e quando io ho raggiunto la massima temperatura il flusso si invette e butto tutto fuori. Diversamente io me lo ritrovo all'interno del mio fabbricato dalle 17:20 in poi, mi ritrovo che sale di temperatura, tant'è che noi scopriamo che cosa? Che rientrando in casa alle 20 ci stanno, fa più caldo, fa molto caldo. Questo è dovuto al fatto che dalle 17:20 questa energia che ha accumulato la parete la trasferisce all'interno, e quindi la sua temperatura si porta tendenzialmente alla temperatura maggiore alle ore 20 dell'esterno, quindi si sta male. Se invece io trasferisco il calore, questo calore raggiunge la sua massima temperatura alle 20, l'ho raggiunta qua, ma non la trasferisco all'interno, se ne ritorna dietro, perché la temperatura esterna sta calando e automaticamente calano tutti, si inverte il flusso, cioè dalle 20 si inverte. Invece se io alle 17 questo continuo a reggere, l'energia se ne va tutta all'interno. L'attenuazione che cos'è? È il rapporto tra le due temperature. È normale che quanto maggiore la differenza tra la temperatura massima esterna e la temperatura, vuol dire che la parete ha un buon comportamento. Possiamo avere una parete che ha un basso sfasamento e un'alta attenuazione, però non è detto che sia una migliore parete, quindi è entrambi i numeri che mi vanno a definire qual è la migliore parete, quindi li devo analizzare entrambi. Le raccomandazioni, vedete, qui sono riportate N raccomandazioni. Il tempo di ritorno, su un fabbricato di classe C i tempi di ritorno non sono mai inferiori ai 10 anni, abbiamo sempre tempi di ritorno alti, perché comunque qualunque intervento che noi andiamo a portare, diciamo, riduce la classe energetica di, stavamo a 75, un intervento a cappotto, allora il primo intervento è realizzare un sistema a cappotto interno, porta la classe a 52, comunque 11 anni, perché? Perché un intervento del genere ha un valore di circa 4.000 euro, 20 kWh ha un consumo, una riduzione di metri cubi anno, vedete, la riduzione del 31%, quindi in effetti per poter recuperare questi 4.000 euro il ritorno anno è minimo. Per questo dico, far capire che c'è un risparmio economico va bene, ma bisogna far capire che innanzitutto una casa ha una vita utile che è superiore ai 10 anni, va da 10 in oltre, e far capire che, diciamo, lo si fa per una questione culturale. Cioè, e sono convinto, sono d'accordo che tutto si fa anche commisurato a quello che è il ritorno economico, ma se riusciamo a bucare il mercato e far capire che questo è un, diciamo, tra virgolette, è un dovere, doveva, diciamo, intervenire in questo modo, sicuramente avremo meno problemi di dover convincere la committenza. Poi un ulteriore intervento, e poi andiamo a vedere quale versione era. Muratura sotto finestra. La muratura sotto finestra si comporta come un ponte termico. Se io la vado a ridurre, e poi c'è una foto termica che la fa vedere, questa diventa una via di passaggio per il calore. E l'errore più grave è che sotto le finestre, riducendo la muratura, ci vado a mettere il termosifone. Un termosifone messo su quella muratura, che è una parete interna, non va bene, non innesca la circolazione. Magari non era difficile metterlo lì, però qualcuno doveva cercare
eventualmente bisogna sapere individuare, magari non ci sono scelte, deve stare là inevitabilmente, però il termosifone tecnicamente deve essere messo su una parete fredda per innescare la circolazione. E vi dirò di più, nel momento in cui io miglioro quello che è l'involucro abitativo, secondo voi ha più senso fare un impianto radiante? Non ha più senso. Cioè noi stiamo oggi a parlare di impianto radiante quando io ho migliorato il mio involucro, lo porto a una richiesta che siamo partiti da circa 200 kWh metro quadro l'anno, stiamo portando gli appartamenti a 50, ma io lo posso riscaldare benissimo e metto in posizione di nuovo. Cioè, vedete che noi dobbiamo essere onesti col committente, non dobbiamo farci trasportare quelle che sono le emozioni del momento, facciamo sto pavimento radiante che poi una volta che si buca diventano dolori per tutti. Non fare i calcoli alle ditte che vendono. Questo è un altro grande mistero della fede tecnica. Quindi, diciamo, ecco perché serve una diagnosi energetica, serve capire che cosa c'è all'interno, perché poi date sembra come quando 10 anni fa si parlava di iniziare a isolare le pareti. Albit suggerì di fare le coibentazioni da 3 cm, tutti 3 cm, indipendentemente da quello che era la muratura a cassetto. Poi ci stava una violata da 2,50, poi ci stava da 200, andiamo per 3 cm. Poi è entrato il 192 e sembra che oggi il 5 cm, il 6 cm è diventato di moda. Ma qualcuno l'ha calcolato? O ci stiamo mettendo che non serve, o magari che stiamo facendo oggi? Stiamo isolando le pareti, ma il fondo termico chi lo analizza? E poi scopriamo che una volta finito il fabbricato, l'acquirente del fabbricato chiama il costruttore, tempo 6 mesi, perché oggi non fanno neanche asciugare, ci buttano dentro le persone, tempo 6 mesi e venite chiamati per dire ma a me è uscito la muffa. Allora che qual è l'errore? L'errore di chi non fa il ricambio d'aria o l'errore di chi ha costruito? Io sostengo sempre che di entrambi, perché oggi si immagina che aver messo una finestra ermeticamente chiusa sia la soluzione e posso spegnere anche il termosifone. Quella è stata la nostra rovina. Noi abbiamo fabbricati degli anni 70 con infissi a tapparella che avevano un loro naturale ricambio d'aria, che non c'è un'ombra di muffa, un'ombra di condensa, e le murature sono fabbricate che stanno a 180 kWh al metro quadro. Oggi scopriamo che ci sono fabbricate a 70 kWh al metro quadro che hanno la muffa in casa. Perché? Perché hanno un infissi a tenuta stanca, perché le abitudini sono cambiate, perché si immagina che non sono fabbricati, che non hanno necessità di essere riscaldati. La vita che ci costringe, che purtroppo marito e moglie lavorano e chiudono casa, è inevitabile che si fa la muffa. Perché? Perché i conti tecnici non sono stati trattati. Perché diventa il ponte termico significativo rispetto a una uniformità di temperatura. Quando io prima in una casa degli anni 70 tenevo una temperatura superficiale di 16 gradi, bene o male, non c'era una concentrazione di freddo. Oggi ho temperature pareti isolate, l'umidità in casa, non l'ho riportato in grafico, sarebbe stato simpatico. Cioè, io analizzo spesso quelle che sono le umidità, l'andamento delle temperature e dell'umidità negli appartamenti, perché spesso mi chiamano per controversie con i costruttori, umidità. Ebbene, sembra strano, ma il punto dove ha maggiore umidità un appartamento sono le camere da letto. Non è né la cucina né il bagno, perché tendenzialmente in cucina e in bagno noi siamo abituati ad aprire. La camera da letto viene aperta tendenzialmente dalle 6:30, 7 alle 7:30, una mezz'oretta la mattina, raffreddando l'appartamento, e questo è un grande errore, e poi alla fine rimane chiuso e voi scoprite che praticamente l'umidità in quella camera sale
arriva fino a 78-80 e poi l'umidità la troviamo quando? Al primo mattino è picco e scopriamo che abbiamo la temperatura interna in quella camera che sta intorno ai 17 gradi, perché l'abitudine è quella di andare a utilizzare il riscaldamento non secondo un orologio. Io dico sempre una cosa: voi dovete stabilire quante euro volete tenere, perché giustamente uno con una famiglia che ha un reddito deve sostenere delle spese. Quante ore volete tenere? 5 ore? Cercate di utilizzare il riscaldamento quanto più vicino alla notte. Io devo partire nel momento in cui spengo il riscaldamento a una temperatura sufficientemente alta che al primo mattino la temperatura superficiale in parete non mi determina condizione di condensa superficiale. E non 2 ore il pomeriggio, perché? Ah no, poi perché mangiamo voglio stare caldo. E allora devi riscaldare quelle 2 ore più tutto il resto, che diversamente tu hai umidità in casa. Oppure aprire gli infissi per un'ora intera, non serve. Per ricambiare l'aria all'interno di un appartamento ci vogliono 5 minuti, non ci vuole chissà quanto tempo, e in 5 minuti, in 4 volte aperte, io garantisco un'umidità bassa e nello stesso tempo non raffreddo l'appartamento. Andiamo avanti. Qui c'era l'impianto di riscaldamento, vedete, aumento degli elementi radianti, sostituzione con radiatore ad effetto radiante. Quando ho detto prima, ma ha senso fare un impianto radiante nei nuovi fabbricati? Secondo me ha senso, giusto perché, cioè, ha senso, l'impianto radiante dà il comfort a priori, non voglio metterlo, però se, diciamo, ci sono le condizioni. Se io devo entro in un appartamento e vedo che diciamo, il pavimento è in buone condizioni, non mi va di suggerire fatto un impianto radiante. Se poi c'è l'intenzione di dire io però voglio mettere una caldaia a condensazione per poter fare il benedetto 55%, allora si fa un calcolo e si prendono i radiatori o si sostituiscono gli elementi radianti mettendo le piastre, quindi tipo termoarredo, e quindi in un certo senso che cosa faccio? Faccio il calcolo dei radiatori e poi lo aumento, diciamo, di il doppio. In questa volta che cosa faccio? Posso abbassare, visto che l'energia che io trasferisco dipende anche dalla superficie di scambio termico e dalla differenza di temperatura. Se la quantità di calore che un radiante mi trasferisce dipende dalla superficie e dalla differenza di temperatura più un altro coefficiente, allora che cosa faccio? Io gli aumento la superficie radiante, a parità di energia termica che devo fare, io posso ridurre quello che è la temperatura all'elemento radiante e così posso portare l'elemento radiante in una condizione di poter utilizzare una caldaia a condensazione. In questo modo io posso accogliere quella che è l'aspettativa della committenza senza sconvolgersi un intero appartamento. Infatti in questo caso viene suggerito proprio questo, di sostituire gli elementi radianti con elementi che abbiano effetto, diciamo che l'elemento, quel tipo di elemento lì lavora per convenzione. Invece il miglior modo per riscaldare un ambiente o le persone che stanno all'interno dell'ambiente è utilizzare un altro vettore energetico, un altro meccanismo energetico, è quello delle radiante, le radiazioni. Io lì posso tenere bassa quello che è la temperatura della sorgente. Lo stesso pavimento lavora con questo principio qua. Poi che cosa c'è? Per esempio, vedete, le raccomandazioni, deve essere raccomandazione anche semplice, facile da applicare. Applicare metodi che orientano l'aria calda al centro del locale. È una soluzione molto economica, però io vado a lavorare su cosa? Su quello che è il moto convettivo. Cerco di spingere l'aria, non farla risalire lungo la parete, ma faccio in modo che
di orientarlo direttamente all'interno, quindi io cerco di migliorare quello che è la, le prestazioni della radiatura. Oppure qui dice anche l'inserimento di un pannello isolante con superficie riflettente rivolta all'interno del muro. Cioè praticamente questa soluzione qua richiede pochi euro la radiatura. Cioè il fatto di suggerire mettiti un pannello riflettente all'interno in modo tale che lo stesso pannello lavori e cede energia all'interno. Se no, parte dell'energia dell'elemento radiatore torna alla muratura e la muratura lavora perché è sollecitata, diciamo, da una sorgente calda e c'è l'energia all'esterno invece che darlo all'interno. Qui aveva anche un impianto solare termico, però come era stato posto? Praticamente c'era una valvola, loro lo utilizzavano verso il mese di aprile, giravano la valvola e mandavano in funzione quello che era l'impianto solare. È vero che un impianto solare termico durante il periodo estivo e invernale non rende, però riesce comunque a riscaldare l'acqua e a portarla a una certa temperatura. Pertanto si suggeriva di imporlo invece che in parallelo, quindi utilizzare questa valvola per switchare, metterlo in serie e fare in modo che il pannello lavori direttamente sulla mandata della caldaia e quindi avere sempre una temperatura che è quella che raccogliamo. E questo, diciamo, aveva un costo di 300 euro, però il ritorno economico la passava di un punto su euro, però sono queste poi le raccomandazioni. Cioè non bisogna immaginare che la raccomandazione è dire abbatti tutto e rifai da qua, è troppo semplice. Non dovevano essere solo 10 anni, questo è, l'ho detto subito. Attenzione che quelli che devi riportare là sono tutti ritorni economici inferiori ai 10 anni. Però ti dico, l'ho detto subito, attenzione che il ritorno economico al di sotto dei 10 anni per classe C non ne trovate uno, non è, è difficile andarli a definire. A meno che non gli fai un cappotto che sia economicamente non realizzabile. Cioè, io posso anche dirgli al committente, facciamo un cappotto, però io più aumento lo spessore del cappotto, più il valore aumenterà leggermente, perché non, diciamo, alla variazione dello spessore l'incidenza sul costo totale non è, diciamo, non pesa percentualmente tanto quando invece è tutta la realizzazione del valore. Però è evidente che, cioè, non, quando abbiamo visto prima, diceva, dobbiamo definire le soluzioni economiche sempre in relazione ai costi. Non posso immaginare di dire ok, io voglio portare il vendere, diciamo, il mio, la mia prestazione energetica a zero e gli suggerisco un metro di cappotto. Non ha senso. E neanche in quel caso riesco a ritornare in 10 anni dell'investimento. I 10 anni sono nel momento in cui io parto con un fabbricato che ha 180 kWh metro quadro l'anno, che lì subito lo porto perché abbiamo ordini di consumo di circa 2.000-2.500 euro l'anno. Diversamente, quando forse l'esempio qui dovevo prendere un caso un po' più pesante, e lì vedi automaticamente che gli anni si abbattono di parecchio. Ma quando ti inizia a muovere su classe C, mi fa piacere che ha fatto la domanda, perché in un certo senso è giusto che venga fatto una domanda, ma è giusto anche capire che immaginare, e qui anche il legislatore è stato un po', immaginare di avere ritorni economici inferiori ai 10 anni su fabbricati già di buona prestazione, cioè con classe C, classe C significa già sta al di sopra dei limiti di legge, è onesto. Però, quando prima l'ho detto, attenzione, noi dobbiamo far capire che la vita utile di un fabbricato non è questa, ma siamo molto, molto di più, siamo 30, 40, 50 anni, se non di più. Quindi anche dare la percezione che il ritorno deve essere in 10 anni, dobbiamo stare attenti, dobbiamo analizzare da dove si parte. Che condizioni lo vado a dire? Se lo vado a dire su una casa degli anni 70, ma se lo dico su una casa degli anni 90, è tutto un altro film, ho altri numeri con cui ragionare.
A questo punto, vedete, io la somma, anche qui, no, come vengono riportate le raccomandazioni? In generale viene riportata una lista di raccomandazioni, per ogni raccomandazione si scrive che cosa? La prestazione raggiungibile e la classe energetica che io vado a raggiungere. E lo metto, e la metto anche secondo una classe di priorità, anche per dare al committente una sensazione di dire questo è importante perché ti permette di arrivare subito a un risultato energetico apprezzato. Però ci stanno anche questi altri interventi. Alla fine qui sotto si riporta la somma di tutte le prestazioni e la classe raggiungibile se tutti gli interventi venissero realizzati. E questo noi lo ritroviamo anche il 43.4, lo ritroviamo qua. Quindi quel numero viene riportato in questo specchietto che dà l'idea di quello che è stato lo studio delle raccomandazioni. Ora vediamo un po' che tipi di raccomandazioni o comunque quali sono, potrebbero essere le tecniche. Il consigliare eventualmente anche di realizzare degli aggetti, questo nel caso del nuovo, ma ciò non toglie per esempio di poter consigliare su una casa dove stiamo facendo uno studio eventualmente un francesone esterno, magari un francesone che dove, diciamo, quello poi previa autorizzazione condominiale, bisogna vedere se sta su un prospetto principale o meno, se sono già realizzate anche delle, diciamo, delle, come si dice, dei box esterni, l'autorizzazione è già automaticamente, lo si può creare nei francesoni, magari il francesone attrezzato con un pannello solare e quindi apprezzare già l'appartamento di un qualcosa che è utilizzabile e che gli migliori le prestazioni. Fatto, come viene fatto? Viene ragionato secondo l'angolazione del sole, facendo in modo che diventa ombra per gli elementi finestrali nel periodo estivo, mentre faccia passare, grazie ad avere sole più basso, i raggi nel periodo invernale. Il cappotto è la classica soluzione che viene oggi suggerito. Attenzione anche qui, ti ricordo, io ho fatto gli isolanti, attenzione anche nel definire quelli che sono i materiali da utilizzare per fare il cappotto. Tendenzialmente i materiali devono essere traspiranti. Perché io devo fare in modo di non chiudere all'interno di una busta il mio involucro, non respingo. Parte del ricambio d'aria, ve l'ho detto precedentemente, deve avvenire attraverso la muratura. Se io oggi il cappotto con il polistirene sintetizzato, che è molto utilizzato anche nelle murature, crea questo ulteriore problema che dovremo gestire. Perché rende l'involucro in generale più resistente alla traspirabilità verso l'esterno? Perché il mu, che è il coefficiente di traspirabilità del materiale, di un materiale, di un elemento cellulare di provenienza dagli idrocarburi come il polistirene, ha un mu abbastanza elevato, non eccessivamente elevato, almeno è sintetizzato, l'estruso ha un valore più alto. E rende l'involucro una sorta di, chiude l'involucro all'interno di una sorta di busta. Pertanto il problema futuro degli edifici, un problema che in Germania e negli altri paesi già è stato risolto, è quello di creare sistemi automatici di ricambio d'aria attraverso condotte verticali all'interno del fabbricato. Cioè io non posso immaginare, questo ne ho parlato spesso, non posso immaginare che oggi stiamo chiudendo i nostri involucri attraverso le finestre a doppio infisso, attraverso queste soluzioni di isolamento, all'interno di una busta senza domandarci oggi quali potrebbero essere le problematiche a costruire un involucro del genere. Quindi oggi mi devo porre e creare e pensare che all'interno dei fabbricati, all'interno di un involucro abitativo, devo iniziare a creare quelli che sono i ricambi naturali attraverso delle condotte di aspirazione
anche a effetto cammino, quindi faccio in modo che la circolazione si riesca in maniera naturale, di ricambio d'aria. Non lo posso delegare alla casalinga. La casalinga oggi non c'è più. Oggi non esiste più la buona massaia che prepara la colazione e poi si rassetta a casa e fa il ricambio d'aria come sono state abituate la nostra generazione. La mia, mia madre faceva la casalinga. Oggi mia moglie, io e immagino un po' la maggior parte di tutti, lavoriamo entrambi, quindi la casa rimane chiusa. Però vi ragioni. E allora noi, che siamo dei tecnici che guardiamo davanti, dobbiamo iniziare a pensare in questo modo. Per questo vi dico, noi siamo a zero, sul sud. Adesso dobbiamo decidere. Che cosa facciamo? Facciamo migliorare la nostra professione nei nostri edifici? Consegniamo alla generazione futura un modo di pensare diverso? O vogliamo continuare a fare certificati e basta? Vuol dire, se continueremo a fare solo i certificati, il valore del certificato, tempo un anno, arriverà a 20 euro. E nessuno di voi lo farà più. E nessuno di noi si domanderà, ma come, io non sono abilitato. Ma onestamente, ma se il certificato vale 20 euro, io per primo, cambia mestiere. Altra soluzione, stavo dicendo, esternamente si devono preferire materiali traspiranti, lana di vetro per esempio, lana di roccia, oppure materiali, fibre di legno, opportunamente trattate, isolate verso l'esterno, perché rendono traspirabile la muratura. Internamente sono dolori. Internamente sono dolori perché se mi vado a mettere un materiale traspirante io rischio l'effetto di condensa interstiziale del primo strato al di sotto dell'isolante. Quindi internamente dovremo utilizzare tendenzialmente un materiale più meno traspirante. Si fa un po' di valutazione, una scelta che sia un equilibrio tra entrambi le cose. Se metto internamente una lana di roccia o un materiale comunque un muzzero, io mi devo aspettare che alla signora toglierò la muffa da sopra il pilastro, ma rifaccio la condensa all'interno. Quindi dovremmo andare a verificare se quella umidità, quella condensa interstiziale, la riesco a smaltire. Intanto passo da un argomento all'altro perché non voglio addormentare nessuno. Spero che è interessante. Chi è che ha fatto il certificato? A posto. Vi siete fatti pagare in maniera giusta, non meno di 350 euro. Mi raccomando, sennò per detto il cielo, signore, io devo cercare di capire chi è questo mio collega, perché è una vergogna. Cerchiamo di, perché sennò, se vogliamo fare la guerra, allora vi volete conquistare il mercato? Dovete saper fare, dovete essere professionali e riuscire a dare una prestazione migliore del collega. Non esuliamo dal dire che, no, esuliamo dal dire. Ma no, quello il collega te la fa 300, ecco io te la faccio 150. Perché questo è la morte dello strumento. Io mi sono trovato in un caso dove il notaio ha detto vicino al committente, ditegli a Geomare che non si deve prendere più di 300 euro. E dico un appartamento da 100 metri quadri, quant'è? Non ricordo, però mi sono trovato in allora, questo non è giusto perché il notaio si deve fare il reddito suo, che ciò ce l'ha abbastanza avanzato, lui si prende abbastanza le cose sue. Però io credo che è giusto che il mercato non sia distrutto per la foga di fare due certificati in più. Cioè, noi ad Avellino ci sarà non so quante unità abitative, ci sarà lavoro per tutti, ma il lavoro, vi dico, non è il certificato, ma è quello che può innescare il certificato. Cioè il certificato è 300 euro, ma ne avete fatti pure 100 in un anno, quando sono? Quando sono? 30.000 forse. Qual è la opinione? Secondo te, perché alla fine noi andiamo alle
persone, perché un accatastamento viene fatto a poco prezzo. Dopo due anni devono fare la compravendita, devono fare la successione e si scopre che praticamente l'accatastamento è stato fatto una caccia, perché si è perso qualcosa per strada. Oppure è così, no? A me è capitato che praticamente un giovane ha visto, ha fatto la successione, tutto a posto, il notario, tutto a posto, andate. Dopo tre anni si è scoperto che praticamente il particello non stava neanche. Perché? Perché il geometraio ha preso dati catastali dal comune che era aggiornato, non so, a quale anno, non aveva fatto una verifica sul catasto, è stato il era sicuro il rilassare perché mi avete visto un po' stanchi, però ci abbiamo un altro. Allora, qui voi siete venuti per forza militare per imparare come si fa e ve ne volete andare, allora volete chiedere 50 euro per cui c'è più grande. Ho capito. Allora, altra soluzione è quella del cappotto interno, ma questa è una soluzione, diciamo, a nuovo. Quindi è importante ogni volta capire che tipo di materiale. Gli isolanti sono disgraziati, veramente ve lo dico. È normale andare a lavorare sugli infissi. Gli infissi, addirittura adesso si parla di triplo vetro, sottovuoto, argon, cioè gli infissi ce ne stanno. È normale che nel momento in cui fate anche una sorta di ricerca di mercato, magari preferendo quelli della zona, perché è meglio che i soldi rimangano tra di noi più che andare al vero, però in zona ce ne stanno tanti, quindi le scelte da fare ce ne sono, devono essere tutte oculate. Questo è per introdurre quello che sono i ponti tecnici. Attenzione che una lastra di marmo ha un coefficiente di trasmittanza che è pauroso, è più alto tra i materiali, non mi ricordo quando, ma è altissimo. Quindi tendenzialmente spezzare la pietra di marmo con un isolante interposto, sul quale che cosa faccio? Vado ad applicare l'infisso. E quindi isolo tutto il sistema, l'involucro e lo stesso infisso. È un po' di ponti termici, ho portato due foto termiche, vedete che succede all'interno di un fabbricato, guardate qua. Noi abbiamo isolato le pareti, qui. Chi ha costruito non ha messo l'isolante sulla rampa e in questo punto la signora tra un po' si ritroverà muffa se non apre, se non è una casa libera o se non apre in maniera adatta. Vedete il solaio, i travetti? Questo è un altro esempio. Guardate, qui si vede praticamente al contrario, l'appartamento di sopra era riscaldato e trasferisce energia all'appartamento di sotto, quindi anche il solaio non è stato riscaldato. Quando dicono, vabbè, ma io vado a fare l'isolante del primo impalcato e dell'ultimo impalcato, e quindi per me, tanto va, sono tutti riscaldati, no? Ecco qua, la signora di sopra sta riscaldata all'appartamento di sotto, è fortunato che ci sta di sotto. Vedete? Vedete come aumenta la temperatura? Questo è il grafico di mandamento di temperatura. Poi c'è lo studio che si fa dei ponti termici, perché io devo andare a definire il coefficiente linearico e poi metterlo all'interno dei calcoli e capire quando il ponte termico interviene nella trasmittanza del calore. Si fa uno studio con dei software e si vanno a calcolare i vari coefficienti. Come si fa la correzione dei punti termici? Questo è estratto da un Debian, proprio di un costruttore, di un produttore di isolanti. O si fa un isolamento solo della faccia esposta, è una correzione ordinaria, oppure si cerca di collegare con quello che è l'isolamento principale all'interno della muratura, quindi fargli una sorta di cuffietta ed è abbastanza accurato, oppure ingabbiarlo. Perché ingabbiarlo? Perché tendenzialmente perché in progettazione i marcapiani vengono fatti
in maniera bonaria, senza calcolare quanto deve essere poi lo spazio che devo far passare l'isolante in mezzo, che cosa succede? Che tendenzialmente io passo da un isolante da 6 e vicino a Glass passa da un isolante da 3. Ecco, un po' che chiude le gambe, ci mettiamo le mani. Allora, quello che potrebbe convenire è chiudere tutto il pilastro, quindi 3 cm che fuori non li posso ottenere perché il mio marcapiano non mi aiuta, lo metto all'interno. E così ho riportato e ho uniformato quello che potrebbe essere la necessità di isolare il contraterno. Lo stesso dicasi negli angoli. Negli angoli il ponte termico è ancora più grave di quello in parete continua, perché si sovrappongono gli effetti geometrici e strutturali. Anche qui posso farlo solo esternamente, o a cuffietta, o diciamo internamente. Un altro tipo di raccomandazione, spesso si possono trovare all'interno dei fabbricati quelli che sono i decamini. Mettere una protezione a vetro davanti un camino migliora quello che è la prestazione stessa del camino. Vedete, questo è l'esempio che vi dicevo, l'elemento radiante. Se io aumento, faccio lavorare l'elemento anche per trasmissione per irraggiamento e non solo per convenzione. Quindi miglioro le prestazioni del radiatore stesso. Posso diminuire la temperatura e posso utilizzare eventualmente una caldaia a condensazione. Il pannello radiante, il pavimento radiante è un altro tipo di raccomandazione, la parete radiante e il tetto ventilato. Posso lavorare sull'impianto suggerendo eventuali impianti a biomassa oppure con impianti collegando l'energia solare all'impianto principale. Per esempio, guardate, questo non va bene, questo abbastanza perché comunque è chiuso all'interno dell'angolo. Se sta su una parete abbastanza continua è meglio. Vedete qui, questo è sotto finestra. Qui è un radiatore sotto finestra, l'immagine termografica all'esterno, questa è stata fatta l'andamento della temperatura, vedete sotto finestra, l'andamento è, questo è al di fuori della finestra, quindi qui e qui, l'andamento della temperatura in generale esterna è maggiore, quindi praticamente il riscaldamento che sta qua, lo vedete questa macchia qui, me lo tira tutto fuori, quindi tecnicamente è sbagliato. Questo è un altro fabbricato, vedete, qui ci vedono le travi, questa è una trave, questa trave qui, e questa è quest'altra trave, vedete come lavora nei ponti termici in maniera negativa. Questa qui invece, se giriamo dietro, vedete qui la differenza di temperatura tra un ponte termico e la parete continua è da 3 a 0,3, quasi 3 gradi. Se lavoriamo su una parete dove è stato realizzato un cappotto esterno, la differenza passa da 1,7 a 2,3 gradi. Quindi migliora parecchio quella che è la dispersione dell'involucro di inizio. Poi abbiamo la settima parte, adesso inizio a andare un po' più veloce, dove si va a posizionare la mia prestazione energetica, quindi in maniera grafica. Poi abbiamo una tabella dove vado a riportare proprio i numeri, come dice la legge, devo andare a caratterizzare il mio involucro con dei dati, quindi vado a riportare quello che è la prestazione di raffrescamento, quello che è la prestazione dell'involucro, quello che è l'energia primaria, questo, da qui ci arrivo attraverso il rendimento dell'impianto, e la somma tra questo numero e quello che è la prestazione dell'acqua d'alta sanitaria mi dà la prestazione del mio sistema edificio impianto.
qui avevo anche un'energia rinnovabile che viene portata al computer e questa viene sottratta e viene data a questo numero. Poi ci sono delle note, diciamo io le note le esplicito sempre per come sono stati calcolati i ritorni economici, quello che potrebbe essere la spesa complessiva, e suggerire a dire attenzione che quando io vado ad analizzare quelli che sono i ritorni economici devo innanzitutto tener conto se c'è una legge di beneficio, in questo caso è stato calcolato con il 55%. Ma ci potrebbe essere anche un'altra legge tra 10 anni. E se eventualmente il committente deve cambiare la caldaia, nel computo dello studio di fattibilità deve essere riportato solamente il delta prezzo, cioè una caldaia tra la soluzione che io dovevo comunque realizzare una caldaia classica, se il suggerimento è mettere una caldaia a condensazione si va a inserire nel conteggio dello studio di fattibilità solamente il delta prezzo, non il costo complessivo della caldaia. Poi ci sarà una descrizione di quello che è l'edificio, si riporta generalmente una foto, anche eventualmente una foto termica, e si dice l'anno di costruzione, oltre a quella che è la tipologia costruttiva, tutti i dati che geometricamente mi vanno a caratterizzare il mio edificio, la sua destinazione, eccetera. Poi andrò a caratterizzare quelli che sono a descrivere quello che è l'impianto di riscaldamento con i relativi dati. Poi ci sono i dati legati al progettista e alla ditta, quindi chi è stato il progettista, chi è stata la ditta che ha costruito, se sono noti. E poi si va a definire quello che è il certificatore energetico fatto, quindi tecnico abilitato, nome e cognome, e poi si fa la famosa dichiarazione di indipendenza. Quindi dove si scrive, sottoscrive ingegnere Camillo Capopiano, ai sensi dell'articolo 359 e 481 del codice penale, dichiara l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio e amministrazione dell'edificio. In più, fra le informazioni si dichiara, si fa anche una sorta di asseverazione dove si dice tutto quanto riportato presente certificato non risponde a verità. A questo punto si riporta i sopralluoghi, vedete, per fare diciamo, il certificato sono stati fatti un sopralluogo conoscitivo, un'indagine termografica dell'involucro, un secondo sopralluogo di analisi termografica, un'installazione del termoflussimetro, il ritiro dello strumento e l'analisi dei consumi di metano registrati a contatore. Perché è un'altra indicazione di dire fammi vedere effettivamente il consumo reale che ha l'appartamento, se è confrontabile con quello che è il mio calcolo, considerando quello che il consumo reale rientra in un comportamento dinamico dell'informe, cioè io consumo in maniera dinamica però calcolato in maniera statica, quindi con le dovute considerazioni i due numeri sono confrontabili ed è un altro parametro per dare la veridicità di quello che si sta dichiarando. Alla fine si riportano i dati d'ingresso, i quali dati d'ingresso che cosa possono essere? In che modo? Quali sono? O dal progetto energetico, se è una casa nuova, io diciamo direttamente il direttore dei lavori che mi dà le informazioni di come sono state realizzate le coperture, oppure attraverso un rilievo, oppure attraverso quello che sono i dati riportati all'interno delle norme UNI, e quindi in base al periodo costruttivo della zona vado a caratterizzare quello che è la mia muratura e attraverso quello che sono la misurazione, oppure faccio rilievi, quello che dicevo prima, apro un cassonetto, cerco di capire in maniera molto veloce quello che è il tipo di muratura. E poi se io vado a caratterizzare il mio mattone, dati d'ingresso, no, si potrebbe scrivere sono stati eseguiti sondaggi invasivi per verificare la composizione dell'involucro, si è eseguita una misurazione del termoflussimetro la cui trasmittanza è stata confrontata con quella ricavata applicando le adduttanze e le conduttanze dei singoli elementi semplici e composti.
che ho ricavato da questa norma, e poi il confronto dal tutto, io entro all'interno del sistema e li prendo tutti come dati di ingresso. Una volta che ho definito i dati di ingresso, il lavoro è fatto, cioè tutto il resto lo fa il calcolatore, basta andare a mettere i numeri nel posto giusto. Per esempio, che cos'è un'analisi termoflussimetrica? È questo, dove io analizzo le temperature, l'andamento della trasmittanza. Considerate che la norma che regola l'applicazione termoflussiva mi dice che io devo andare a misurare il range di temperatura, cioè distanza tra la temperatura interna ed esterna maggiore a 10 gradi. Vedete perché? Perché quando la temperatura scende al di sotto dei 5, il termoflussimetro impazzisce, non ha più la stabilità. E poi attraverso la teoria della media mobile io vado ad analizzare quella che è la media futura e quindi esco con quello che è il numero della mia trasmittanza. Faccio anche un'analisi, un sondaggio della parete, facendoci fare un buco e vedendo quello che è stata la parete, e quindi vado a definire quello che è stata quello che è la curatura. Inizialmente uno di voi mi ha chiesto, ma vedremo come entrare, come andare a definire i dati di ingresso. E io ho risposto, sarebbe bello, ma ci vuole troppo tempo. Io spero di avervi dato almeno delle luci, io ho acceso delle luci, e credo che ribadisco quello che ho detto, è solo il saper fare. Il saper fare dipende dallo studio, dipende dall'informazione, dipende dal confrontarsi anche con i costruttori dei materiali, perché sono anche loro che ci illuminano la mente. E dico di più, anche frequentando i cantieri edili, perché molti dei dubbi che mi vengono spesso e poi mi metto e penso, sono stesso le persone che montano una parete, e che quindi ti fanno pensare effettivamente in alcune circostanze ci sta molto da migliorare. Io spero di non avervi annoiato, mi sono preso forse qualche minuto in più rispetto a quello dovuto, non lo so. Sì. Quindi...